L'Emporio Solidale inaugura pensando fin da subito con questo primo bando a 350 persone. Tra loro 95 hanno meno di 12 anni e questo è un dato che fa da subito capire che stiamo pensando soprattutto a un pubblico molto legato alle famiglie. Abbiamo imparato a costruire questo emporio proprio durante la pandemia. E l'abbiamo imparato anche grazie alle numerosissime consegne di pacchi alimentari che sono dovute necessariamente essere consegnate durante la pandemia. In questo caso, nello specifico, l'Emporio pensa a quella che viene chiamata normalmente la povertà alimentare e cerca di rispondere inventandosi uno strumento in più per provare ad intercettare nuovi bisogni che fino ad oggi non eravamo riusciti ad intercettare. Apre in un luogo molto bello, che è il nostro luogo, insomma, il nostro, anche storicamente, è il granaio della città, che è l'Ecomuseo del Froidano, volutamente in uno spazio dedicato normalmente alla cultura, perché per scelta vogliamo che questo luogo sia un luogo visibile di accoglienza, nel quale le persone possano sì venire ad ottenere aiuto, ma anche a restituire una parte della loro persona e del loro aiuto. Bene, anche oggi siamo a Settimo come Unione dei Comuni per presenziare a quella che è un'importante iniziativa che è appunto sotto l'organizzazione dell'Unione Nel, ma anche e soprattutto sotto l'attività del Comune di Settimo, porta oggi all'inaugurazione appunto dell'Emporio Solidale. Un progetto che ha preso forma con la partecipazione di molti soggetti attuatori, molte persone che si sono date questo progetto sociale importante, che oggi trova la sua collocazione qui a Settimo, in una realtà importante, in un luogo di cultura, in un bel luogo dove il Comune di Settimo è riuscito a piazzare, direi, una delle cose più importanti in questo momento, come un segnale della solidarietà e della possibilità di dare sostegno e supporto sociale in una maniera intelligente, in una maniera importante e soprattutto facendo ritornare sulla comunità i vantaggi di quello che è un lavoro di squadra importante che è stato messo ancora in campo in questa occasione.